L'isola dei famosi, Francesco Monte umilia Barbara D'Urso? La nuova frecciatina. News Isola dei Famosi 2018, la frecciatina di Francesco Monte contro Barbara D'Urso. Francesco Monte contro Barbara D'Urso? È questa la notizia, che da qualche ora sta facendo il giro del web e dei social dopo che sono stati diffusi alcuni stralci della nuova intervista che l'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato in queste ore sulle pagine del settimanale Chi, che sarà in edicola da domani mattina. Nel corso della lunga chiacchierata, Monte è tornato a parlare del modo in cui è stata affrontata la bufera droga all'isola nei vari programmi del Dai Team di Canale 5. Francesco Monte contro Barbara D'Urso dopo lo scandalo Isola dei Famosi. Un tema che Francesco Monte aveva già affrontato nelle scorse settimane, quando aveva postato sui social un messaggio critico nei confronti di coloro che avevano usato questa polemica per fare ascolti, soffermandosi solo sull'aspetto scandalistico e dando quasi per certa la versione dei fatti fornita da Eva Enger, che come ben saprete è colei che ha portato alla luce lo scandalo droga di queste settimane. Ebbene, sta di fatto che dopo questo post critico Francesco Monte non ha mai preso parte alle trasmissioni di Canale 5 condotte da Barbara D'Urso, nonostante gli inviti fatti in diretta a Pomeriggio 5 e Domenica Libera dalla conduttrice partenopea, la quale si era offerta di riservare a Monte uno spazio tutto suo all'interno del quale poter raccontare la sua versione dei fatti senza alcun tipo di dibattito con Eva Enger. Gli altri opinionisti della sua trasmissione. Francesco Monte, però, ha rifiutato e l'unica intervista televisiva che ha concesso in queste settimane è stata quella a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha ribadito ancora una volta di essere totalmente estraneo ai fatti che sono stati raccontati da Eva Enger in queste settimane e ha aggiunto che intende risolvere la questione davanti ad un giudice. La frecciatina di Monte, che umilia Barbara D'Urso? Ma torniamo all'intervista di Monte rilasciata a Chi in queste ore, dove molti sostengono che con le sue affermazioni abbia lanciato delle frecciatine umilianti a Barbara D'Urso. Che in questi mesi lo ha sempre difeso non solo dalle accuse dello scandalo droga ma anche ai tempi della fine della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez avvenuta in diretta il Grande Fratello VIP. Pur di parlare, pur di fare sciare, si è disposti a vendere l'anima al diavolo, è questa la frase, che ha fatto sorgere i sospetti di un possibile astio di Monte nei confronti della conduttrice di Domenica Live, che ovviamente in queste settimane, per dovere di cronaca, non ha potuto non parlare dell'accaduto dando spazio nelle sue trasmissioni a Eva Enger di raccontare la sua versione dei fatti.